Conferenza stampa per annunciare l'addio al calcio giocato di Guglielmo Stendardo. Presidente, è stata anche l'occasione per parlare del Pescara, del campionato, anche alla vigilia di queste due gare casalinghe con Cremonese e Carpi. Diceva qualche istante fa, ho fiducia in Zeman, se così non fosse stato lo avrei già mandato via. Eh certo, è evidente la fiducia che ho nei confronti di questo allenatore. Sapete bene la stima che ho personalmente. Verso il tecnico Boemo, ma fosse stato diverso sicuramente noi staremmo qui ancora a parlare di Zeman. Si parla tanto di squadra poco zemaniana, lei ha detto che questo non significa niente perché ci sono tanti giocatori che per caratteristiche forse non sono adatti al calcio di Zeman e hanno fatto benissimo in passato con il Boemo. Ma sì, ma a me mi a sorridere perché qui il calcio zemaniano è quando le cose vanno bene, quando le cose non vanno bene non è calcio zemaniano. Io penso che il mister metta sempre lo stesso impegno in tutto quello che fa dalla mattina alla sera, poi dopo ci sono delle partite dove tu puoi fare un certo tipo di gioco, sono delle partite dove magari gli stessi giocatori in campo si adeguano al tipo di partita e magari sembra una squadra che non è così zemaniana, ma a mio avviso questi sono giocatori che hanno tutti quanti le caratteristiche per poter giocare con questo allenatore, perché se cominciamo a partire dal portiere per passare per i, due, per i quattro terzini che abbiamo sono tutti giocatori che hanno più propensione ad attaccare e non a difendere, così come anche i centrali quelli più giovani soprattutto. A centrocampo abbiamo tutti i giovani che hanno voglia... Di, hanno voglia gamba, fisico per poter fare quel tipo di gioco e in avanti è chiaro che eh, dobbiamo cercare di fare più gol perché la squadra di Zeman normalmente fa più gol, però questo dipende anche un po' da, dalle defezioni che abbiamo avuto fino adesso. Adesso siamo quasi tutti e quindi la condizione man mano che si va avanti cresce sempre perché il lavoro che fa... Il mister è un lavoro enorme e quindi mi auguro che nelle, nelle prossime settimane cominciamo a vedere una squadra anche come dite voi più zemaniana, anche se io non capisco che cosa significa la squadra zemaniana. Nei prossimi 20 giorni si decide gran parte del campionato del Pescara? Sì, soprattutto perché incontriamo squadre che sono lì davanti a noi e quindi e dovremmo dimostrare di essere all'altezza, è chiaro.